Allora, oggi è sabato 12 febbraio 2011. Stamattina il settimanale 7 giorni riprende una lettera che un cittadino di Locate ha inviato al nostro sito di locateviva.it, che segnalava un problema inerente proprio allo spazio dove ci troviamo. Sabato mattina il servizio di asilo nido non funziona perché è sabato, tutti i cancelli di accesso alla struttura sono aperti, persino il cancelletto piccolo che va bene, che basta un salto e uno è dentro, ma è quello dove si accede all'area giochi esterna dei bambini. Siamo venuti perché andiamo ad ascoltare direttamente questa mattina il signor Enrico, che ha scritto al sito di Locate Viva. Non è che uno vuol sempre far vedere le cose che non funzionano, ma in particolare questa segnalazione riteniamo sia abbastanza grave e abbastanza importante intervenire con urgenza, con rapidità, per proteggerlo nelle ore in cui qui non si dovrebbe accedere. Questo è l'accesso principale, dove ogni mattina i genitori accompagnano i propri bimbi al nido. È aperto nelle ore diurne, nei giorni festivi e nelle ore notturne. Però questa roba qui là è chiuso, devastato al massimo, sì, no? Sì. Cucina di là. Il signor Enrico Arricchini, il nostro concittadino, ha segnalato attraverso il sito di Locate Viva un problema che dovrebbe stare a cuore a tutti i cittadini di Locate. Siamo all'interno dell'area dell'asilo nido comunale di Locate e adesso chiediamo al signor Enrico se può spiegarci direttamente il contenuto della segnalazione. Sì, lo faccio in breve. Qualche anno fa ho segnalato all'amministrazione comunale di questo problema, anche perché ho trovato una siringa dalla parte, diciamo, sud dell'asilo nido. Una siringa fu trovata da una signora qui adiacente all'asilo nido, che abita lì, il quale mi ha segnalato la cosa. Ho fatto segnalazioni in comune, abbiamo portato firme, abbiamo scritto lettere. L'assessore allora preposto era, penso, il signor Serra, no, credo, se ne sono, mi ricordo bene, che la lettera comunque l'ho ancora in archivio, il quale mi diceva che sarebbero stati presi provvedimenti immediati per questo problema. Da allora a oggi siamo ancora alla stessa situazione, siamo qui a discuterne, appunto, perché nulla è stato fatto. Il problema è che l'accesso all'asilo nido il punto è accessibile da tre cancelli, da tre ingressi, no? E sono tutti e tre in questo momento aperti al pubblico, a chiunque, nelle ore diurne e nelle ore notturne. Il quarto cancello è quello posto in via Giardino, che porta all'interno del giardinone, e quindi, essendo collegato a questo, il problema diventa preoccupante. Non vogliamo fare del facile allarmismo, perché non è né facile né neanche allarmismo, è una segnalazione di intervento a chi è preposto e ha il dovere di intervenire. Quindi, siccome appunto il signor Enrico ha più volte segnalato questa cosa e la roba è rimasta inascoltata, vogliamo sapere se il problema riguarda il personale che non accetta di completare un servizio che è quello di chiudere e aprire gli accessi al servizio comunale di asilo nido e di parco pubblico, e comunque vada deve essere trovata una soluzione immediata, altrimenti comunque Locate Viva su questa questione ne farà una questione di attenzione dell'opinione pubblica locatese, ancora più di quanto non è stato fatto con questa prima segnalazione del signor Arrini. Che è meglio prevenire, come si dice, che curare poi. Appunto. O piangerci sopra. Infatti, ci auguriamo che queste parole vengano ascoltate e vi sia una risposta concreta sul problema. Un saluto a tutti da locateviva.it. Grazie. Prego, no, è un dovere.